Ciao a tutte, ciao a tutti, io sono Stefania o Saturnina, come preferite. Se è la prima volta che passate di qui, benvenuti, benvenute. E se invece siete degli habitué o passate di qua di tanto in tanto, benvenuti e benvenute anche a voi, mi fa molto piacere. Mi farebbe ancora più piacere se lasciaste un commento, un cuore, un ciao, basta una manina, qualsiasi cosa sotto. Vi leggo tutti, ed è anche un modo per dare, per concretizzare l'idea che al di là di questo schermo ci sia una persona, un essere umano col quale colloquiare. Quest'oggi vorrei parlarvi di un brand relativamente nuovo. Uscito, sì, non da tantissimo, che ho scoperto Alexans. Ho il loro Discovery 7, ve lo faccio subito vedere. Ci sarà uno shift di luce in questo momento, come al solito, abbiate pazienza. Eccolo qua, per Roy. Sono 8 fragranze, faccio una piccola piccola infarinatura. È un brand figlia di uno più grande, di Les Eaux Primordiales. Il naso è sempre lo stesso, Arnaud Paulhan, spero si dica così, soprattutto il cognome, spero di non averlo rovinato troppo. E, hanno, perché è una piccola equipe che si occupa di tutto l'assemblaggio che avviene nel nord della Francia in un castello, e anche vicino ad una foresta a quanto pare. Hanno anche un terzo brand che in questo momento si occupa solo di candele e di profumi per l'ambiente, si chiama House of Serenity, ma so che tra un annetto, magari spunteranno fuori con delle sorprese per il corpo. Come avete visto, si tratta di, una linea molto, vivace, molto positiva, dai colori vibranti, ed è un po' il motto, di questa linea, quella di dare un boost di energia, di positività e di andare un po' a scegliere la fragranza, in base al nostro mood, a come ci si sente. Ed è anche così che mi ha approcciato la persona con la quale ho parlato ad Exans, è stato molto carino. Partiamo con il primo che è Blue Forest. Si tratta di un profumo molto buono, un legnoso, un cedro, molto muschiato, molto confortevole. Secondo me all'interno è usata una buona dose di ISO e Super. Sono sicura? Assolutamente no. Però mi dà proprio quella sensazione di accoglienza, di avvolgenza che mi dà quella materia di solito. All'interno dichiarano anche del pepe nero che io onestamente non sento. Il legno di cedro sì, è molto ben presente, molto muschiato, molto morbido. Mi dà la sensazione, come suggerisce il nome, di essere in una foresta umida al mattino, quindi con qualche banco di nebbia, ovattato, silenzioso, solo in lontananza qualche uccellino che si sveglia. È rinvigorente, ma anche molto, mi dona molta calma, molta serenità. Non so perché, lo rimando un pochino, forse per l'uso dell'ISO e Super, se c'è, a Encre Noir, però decisamente meno cupo, non è così dark, anzi è più rinvigorente, è tra il fresco e il pacifico, mi viene da dire, mi dona veramente molta serenità. Vi dico subito che questo è uno dei miei preferiti, è sul podio, alla fine vi spoilero. Il secondo profumo è Tangerine Pearl, guardate che bello che è il colore di questo cartoncino e anche della boccetta che va da questo arancione più scuro all'arancione più chiaro e dona già visivamente quello che è il profumo, che è una sferzata di freschezza, di energia, di allegria. Richiamo subito l'idea dell'estate, secondo me, così come altre profumazioni che vedremo dopo. Si tratta di un agrumato, ma un agrumato come piace a me. Io di solito ho un po' la tendenza a snobbare gli agrumati che sono acuti e acidoli, un po' spigolosi. Questo è molto tondo, molto fruttato, molto piacevole, un fruttato mai dolciastro. Nessuno dei profumi di questa linea è tendente al troppo dolce o al troppo amarognolo. Sempre molto, hanno sempre una costruzione molto morbida e ariosa. Si tratta di pomelo, zenzero e iris, quindi capite che c'è proprio questa componente di energia e poi un po' attutita dall'iris, perlomeno da quello che è dichiarato. Veramente molto molto buono questo. Se vi piacciono i fruttati agrumati,
buonissimo. Il terzo profumo è Azur Blush, un profumo che se avessi letto La piramide a priori lo avrei snobbato, lo avrei sentito con la puzza sotto al naso. Mentre, per fortuna, li ho sentiti tutti senza leggere prima, senza spoilerarmi Le piramidi, e a me è sembrato di sentire una rosa e una pesca, molto polposa e succosa. Non sono descritti nella piramide, si tratta di rabarbaro, lici e peonia. La peonia effettivamente ha dei sentori vellutati di rosa, molto meno acidula forse rispetto ad alcune rose. La parte fruttata sarà data dal lici, anche se io ci sento pesca. Il rabarbaro, che di solito è un po' più amarognolo, non lo sento. Però a me è venuta voglia di prendere a morsi il mio braccio, tuttora. È un profumo davvero molto vellutato, molto fresco. A me fa venire la conina in bocca, nonostante non sia un gourmand, però è così succoso, tanti di questi profumi lo sono, che mi piace veramente tanto. Mi sembra proprio di sentire tra le mani il velluto di un petalo di rosa, perché io sento rosa, ovviamente è peonia, ma comunque anche la peonia è molto carnosa, molto polposa. Questo è veramente buonissimo, non è il profumo che sceglierei tra tutti quanti, però devo dire che mi ha colpita in positivo. Arriviamo al nostro cerbiato dorato, Gold Phone. Anche qui, non ho guardato La piramide la prima volta, ho sentito subito della speziatura, della cannella, può essere che sia chiodi di garofano, a volte li confondo. Ho sentito una speziatura molto caldo, un profumo molto caldo, avvolgente. All'interno alla fine ho letto esserci legno di cedro, sandalo e vaniglia, ed effettivamente lo descriverei come un legnoso, un po' speziato, caldo, tondo, avvolgente, dura anche tantino sulla pelle, fa più di 5 ore, diventa un skin scent, però è uno di quelli che dura di più, secondo me, ed è ammorbidito e dolce grazie alla vaniglia, ma non dolciastro, zuccherino. Si evolve in un legnoso cremoso, buonissimo. Azzarderei a dire che è il mio preferito? Questo era il preferito del ragazzo che mi ha presentato la linea Ivory Sky. E anche qui c'è, in apertura si sente subito un bergamotto, quindi abbiamo un altro agrume, un po' più rinfrescante, se vogliamo, un po' più pungente rispetto al pomelo, però anche qui è reso veramente molto tondo e morbido grazie a un uso sapiente dei muschi. È molto arioso e sospeso nell'aria, come un po' come rimanda il nome, questo cielo d'avorio, sembra quasi di vedere una grandissima nuvola nel cielo. Non trovo questi profumi piatti, trovo che abbiano una leggera evoluzione, ma non li trovo compatti, li trovo sempre molto ariosi. Ivory Sky è sicuramente un unisex che si avvicina, si allinea un po' al maschile, c'è questo bergamotto, vetiver, quindi un profumo molto fresco. Lo intenderei come un'interpretazione diversa del pulito, un pulito fresco, inoffensivo, buono dalla sera alla mattina, veramente molto piacevole. Anche questo ha all'interno un bergamotto trattato in modo molto tondo, molto per niente spigoloso. Si percepisce fin da subito, ovviamente poi dopo evapora, rimane il vetiver, che è un sentore molto verde e fresco, molto molto piacevole. E poi Pink Fire, esattamente come il cartoncino. Allora, questo, sempre senza leggere La piramide, l'ho spruzzato, questo odore mi ricorda qualcosa, ci sono le penne colorate di quando ero piccola, quell'inchiostro che sapeva di frutta, è una frutta, un inchiostro che sa di frutta, è la prima cosa che mi è venuta in mente. All'interno troviamo infatti del lampone del melograno e dell'amberwood. Il melograno ce lo sento,
È bello forte, soprattutto in apertura è un fruttato allegro, molto vivace, che poi pian piano si trasforma in legnoso, si incupisce un pochino, senza mai essere scuro, però un po' più definito, più sfumato. E il lampone, onestamente, non mi salta subito al naso, sento molto il melograno e poi questa parte legnosa. E è uno di quelli più persistenti, è durato di più sul braccio. C'è qualcosa che mi fa storgere un po' il naso, mi dà un po' fastidio. Non so se sia l'amberwood, comunque è un qualcosa che per fortuna dopo poco si dissolve in asciugatura, lo trovo più piacevole. È un profumo che apprezzo, non è che non mi piaccia, però diciamo che tra tutti è quello che ho trovato. C'è qualcosa che non riesco a capire cos'è che mi fa storgere un po' il naso. Somiglia, secondo me, è sulla scia, un po' lo stesso DNA, al Pomegranate Noir di Jo Malone. Poi ha un altro solare, Mahogany Sun, un po' come dice il nome. Questo, ragazzi, ragazze, è favoloso. Ti fa subito voglia di spiaggia, di succo di frutta, di ombrellone, di cappello e occhiali, qualcosa di ghiacciato alle mani, di crema solare, di spensieratezza, di gioia, di sole. Si tratta di un fico, di un frangipane e della vaniglia. Un fico che è fruttato, cioè proprio il frutto, anche se io in apertura sento una piccola venatura di verde, linfatico, che io adoro. So che non a tutti piace quel sentore verde, è una cosa che dura poco, però ho apprezzato che ci fosse anche questo aspetto del fico. Poi però si sente anche proprio il frutto ed è carnoso. Si sente questo frangipane, anche il fiore che ti rimanda subito all'idea dei tropici, e quindi anche all'idea della spiaggia dell'estate, del relax e della gioia. E infine questa vaniglia che lega tutto, ammorbidisce tutto, senza mai essere troppo dolce. Ecco, nessuno, ripeto, nessuno di questi profumi è troppo dolce, è giusto quanto basta. Veramente ottimo per questo periodo che sta per arrivare. Ultima profumazione mentre fuori piove. Blonde Purple, il mio colore preferito. Cosa ci potrà essere all'interno di viola? Ribes, si sente fin da subito, si sente la foglia del ribes, questa venatura di verde amarognola aromatica che si infila in questo tripudio di mango, ancora una volta questo uso di frutta molto zuccherina, se vogliamo, nonostante il profumo non è mai troppo dolce, però un frutto che rilascia molto l'idea di succo e di polposità, e sono profumi tutti quanti molto tondi e ti viene voglia di mangiarli. Oltre al mango, all'interno troviamo l'ylang ylang, che è questo fiore che ha delle sfumature anche queste tropicali, se vogliamo. Quindi, secondo me ci sono in ballo tre note che danno delle caratteristiche al profumo molto peculiari, c'è cioè il verde amarognolo, il succo dolce del mango e c'è cioè questa parte floreale, tutto molto ben combinato. È un fruttato, io lo definirei più fruttato che altro, molto unisex. Ci troviamo in un bosco dove fortunatamente nascono anche i mango in qualche zona tropicale. La trovo una linea molto semplice, molto lineare, non troppo cervellotica, molto facile da scegliere di istinto. È creata pensando anche di fare del layering e io effettivamente userei questi due assieme, Blue Forest e Ivory Sky, proverei Mahogany Sun e Blonde Purple assieme, secondo me potrebbero spaccare. Mi ha davvero sorpreso Azure Blush, perché di solito appunto non è nelle mie corde quella lista di combinazioni di note, però è veramente molto buono. E finiamo con delle note che possono essere utili a un acquisto.
Dunque, questo Discovery Set costa 25 euro, 25 euro che vi vengono ridati in coupon con l'acquisto di una taglia da 100 ml. I 100 ml costano 120 euro. Sappiate però che nel sito, per ora esiste soltanto il sito, poi verranno rivenduti, spero anche in Italia, ma penso proprio di sì. Il sito è francese. Nel sito, dicevo, si trovano non solo i 100 ml, anche i 50 e i 15. I 15 ml costano soltanto 25 euro e già con 25 euro voi avete le spese gratuite. All'iscrizione della newsletter, se non sbaglio, c'è il 10% sul primo acquisto. E un'altra cosa carina è che nel sito, attraverso un quiz molto simpatico, cioè sia in francese che in inglese, vi suggeriscono qual è il profumo secondo il vostro mood in quel momento. Carino. Oltre a questo Discovery Set da 2,5 ml l'uno, c'è anche un set di 15 ml di tutti quanti. Si possono prendere a 150 euro. Per ogni acquisto regalano 3 sample. Non so se a scelta o scelgono loro. Però io trovo molto sfruttabile l'idea che ci sia un 100 ml, un 50 e un 15. E ultima cosa, ultima nozione, così le boccette sono in vetro e sono tutte colorate, quindi sembrano magari a prima vista un po' così di latta, ma in realtà è proprio vetro. Io ho trovato tutta la linea molto carina, molto sfiziosa, non troppo. Di solito a me le cose che ci raccontano questi meandri di storie mi piacciono tantissimo, però poi nella vita di tutti i giorni ci troviamo a volere cose molto più semplici e da prendere così su e via. Veramente tanto tanto carini. Vi dico sì, i miei preferiti che non vi ho ancora detto. Beh, allora, Gold Phone mi è piaciuto tantissimo, credo che questo lo prenderò. Mi è piaciuto molto Blue Forest, non so se è il secondo o il terzo, questo è sicuramente il primo. E poi questi due pari merito, Mahogany Sun, questi tre mi piacciono molto molto molto. Sono tutti molto buoni, però questi tre mi hanno veramente rapita. Questa perché mi ha ricordato tantissimo Encre Noir, ma in una versione più allegra. E questo perché è uno allora adoro il fico innanzitutto e mi rimanda subito all'estate ed è. Non è proprio crema solare, ma mi dà proprio l'idea d'estate e sono legata al fico, perché mia mamma è salentina e lì quando vado a trovare i miei in estate mi faccio una scorpacciata di fichi, è uno dei miei frutti preferiti, piccolo fun fact. E poi vabbè, questo è proprio nelle mie corde, un legnoso, speziato, caldo, avvolgente, vanigliato, buonissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi una stellina e ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio, un abbraccio. Ciao!